Buongiorno amici di Quotidiano Net, questa è la nostra Web TV, siamo qui per parlare di campionato sempre più incerto, sempre più bello. Collegato con noi dalla redazione di Firenze il nostro direttore Xavier Iacobelli. Buongiorno Xavier. Buongiorno Beppe, buongiorno ai nostri amici di Quotidiano.net, della redazione di Firenze di Quotidiano.net. Dunque bellissima partita tra Inter e Roma, un 3-3 finale, ma anche una coda inevitabilmente velenosa e polemica con i riferimenti di Spalletti al rigore su Balotelli che presumibilmente non c'era, e ancora una volta questo ha consentito poi all'Inter una rimonta importante che si è concretata nel finale con il gol di Crespo. Cosa pensi di questo episodio, Xavier? Ma io penso che sia un destino che tutte le grandi sfide, bellissime sfide fra la Roma e l'Inter, che si giochino all'Olimpico, si giochino a San Siro, portino con sé delle code velenose. Ma nell'episodio specifico Spalletti ha ragione, secondo me il rigore per l'Inter non c'era e quindi l'arbitro ha boccato, e sicuramente questo episodio ha influito sull'esito finale di un incontro che comunque ancora una volta ci ha detto da un lato che l'Inter possiede una forza formidabile, perché nel primo tempo è stata impresentabile, tant'è vero che è andata bruscamente sotto, ma nella ripresa si è svegliata e ha rimontato. Dall'altro, che la Roma, se avesse la fortuna di giocare sempre ad organico pieno, ieri sera non aveva Totti in campo ma soltanto spettatore, sicuramente potrebbe contendere lo scudetto all'Inter come lo sta facendo la Juventus. Bene, ecco, comunque è inevitabile a questo punto coinvolgere proprio la Juventus, perché il distacco comunque si è ridotto a 7 punti e i bianconeri mostrano una salute mentale ancora più che fisica di buon livello, e oltretutto adesso si annunciano dei recuperi importanti. Molto importanti, Beppe. Tra l'altro noi stiamo parlando di una squadra che è in semifinale di Coppa Italia, che è a 90 minuti dalla possibile qualificazione ai quarti di finale della Champions League, Chelsea permettendo ovviamente, e che in campionato, come dicevi tu, ha ridotto a 7 il distacco dalla capolista Inter. È una squadra che dal punto di vista mentale sembra capace di arrivare fino in fondo in ciascuna delle competizioni alle quali sta partecipando. Ecco perché secondo me comunque vada a finire Ranieri ha già vinto, perché l'allenatore bianconero ha smentito i detrattori e ha messo in fuga i gufi che volteggiavano sulla sua testa da diverso tempo, ed è un allenatore che sta facendo un capolavoro. Qui a proposito di allenatori è inevitabile spostare il discorso su Carlo Ancelotti e sul Milan, il Milan che ha subito questa sconfitta e che soprattutto adesso vede ridimensionata il suo ruolo anche in campionato, anche se naturalmente la porta della Champions rimane aperta. Si parla insistentemente di un Ancelotti in crisi, di rapporti anche con Galliani e con tutto il Milan, ma l'allenatore si difende dicendo: aspettate, l'anno scorso abbiamo finito fortissimo, vedrete che andrà così anche quest'anno. Ma se possibile io mi fido di Ancelotti, perché secondo me Beppe è il meno colpevole del disastro del Milan. Non è colpa sua se l'organico che gli è stato messo a disposizione sia palesemente inadeguato, se sia ricco di attaccanti e povero di difensori, se il baluardo della difesa venga costretto ad essere ancora Paolo Maldini, che compirà 41 anni in giugno, se Dida fa le papere in Coppa UEFA contro il Werder Bremen. Insomma, tutti questi se ci dimostrano come alla radice della crisi del Milan, che è poi l'approdo al capolinea di un ciclo straordinario, quello di Ancelotti, 8 stagioni consecutive caratterizzate fra l'altro da 2 Coppe dei Campioni, una Coppa Intercontinentale, una Supercoppa Europea, uno Scudetto, una Coppa Italia. Insomma, credo che come in tutte le cose della vita ci sia un principio e ci sia una fine. Certo, Ancelotti desidererebbe che il finale di partita della sua partita sulla panchina del Milan fosse meno inglorioso, e siccome lui conosce i giocatori e le loro condizioni di forma meglio di chiunque altro, se si è sbilanciato in questo pronostico bisogna soltanto augurargli che abbia ragione lui. Ecco, con un Milan così in crisi e sta ripensando un po' la sua stagione, tutti sono in qualche modo sotto il mirino della critica. Che senso ha ancora una volta l'amichevole milionaria contro il Qatar, un'altra esibizione di quelle che si vanno ad aggiungere alle 1000 partite di una stagione intensissima? Nessun senso, Beppe, il tuo rilievo è assolutamente appropriato, se non un significato economico, e questo ci dà un'idea della necessità di bilancio che assilla il Milan. D'altra parte non possiamo dimenticare come la mancata cessione di Kakà al Manchester City abbia comportato per le casse di Vetturati un mancato introito di almeno 125 milioni di euro, tanto gli uomini del Principe Mansour avevano valutato il cartellino del brasiliano, senza dimenticare tutto ciò che concerne l'appannaggio di Kakà. È stato calcolato che fra Messi e Connessi sarebbe stata un'operazione
da 250 milioni di euro. Fatalmente questa scelta dettata da Silvio Berlusconi, dal suo grande amore per il Milan, non potrà non comportare conseguenze sulla prossima campagna acquisti. Il Milan non potrà permettersi di spendere, anche perché è la squadra del Presidente del Consiglio, e con questi gravissimi chiari di luna e questa crisi economica che ci assilla è evidente che, per evidenti ragioni di opportunità, il Premier non possa mettere mano al portafoglio per la sua squadra. Bene, noi ringraziamo il nostro direttore Xavier Iacobelli, arrivederci Xavier. Grazie a voi, buon pomeriggio dalla redazione di Firenze di Quotidiano.net. Ai prossimi appuntamenti con il calcio.